Care sorelle e cari fratelli nel Signore, benvenute e benvenuti a questo videoculto domenicale, realizzato con la collaborazione di alcune e alcuni membri della Chiesa Valdese di Pomaretto. Un benvenuto anche a tutte le persone che, grazie a Radio Bequit Evangelica, possono usufruire di questo servizio importante per l'annuncio della parola di Dio e per mantenere viva la comunione fraterna tra di noi. Questa domenica non comincerò con il solito incipit legato al tempo di difficoltà che stiamo vivendo e alla distanza che ci separa, che pure fa parte della situazione attuale. Oggi voglio dirvi con le parole del Salmo 66: Giubilate! Fate acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti della terra. Oggi è il tempo di giubilare, poiché il Signore ci ha accompagnati fin qui, perché non siamo sole, perché in Cristo siamo delle nuove creature. Si apre davanti a noi la cosiddetta fase 2. Un tempo nuovo in cui ripartire con i nostri sogni e progetti, in cui camminare con libertà e responsabilità verso il prossimo e verso il creato intero. Ci raccogliamo dunque alla presenza del Signore, acclamando con gioia il suo nome, sapendo che Egli sarà al nostro fianco. Le nostre speranze e i nostri sogni, la consolazione e il conforto, la nostra fiducia e certezza sono in Dio, Creatore e Padre, Madre pieno di bontà, nel Figlio Gesù Cristo, Salvatore e amico nella nostra umanità, e nello Spirito Santo, Consolatore e rinnovatore di ogni cosa. Amen. Leggiamo dal Salmo 66 i versetti da 1 a 9. Fate acclamazioni a Dio, voi tutti, abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio, come son tremende le opere tue. Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Venite e ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta, il popolo passò il fiume a piedi, perciò esultiamo in lui. Egli con la sua potenza domina in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non possono insorgere contro di lui. Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Preghiamo. Signore, in questi giorni in cui siamo costretti nelle nostre case, ti preghiamo affinché la tua luce illumini i nostri cuori con sentimenti di pace, amore, giustizia e solidarietà. Aiutaci un domani a trasformare questi sentimenti in opere, così che questo periodo, dove ci ritroviamo a guardare dentro noi stessi, non sia stato vano, ma serva a costruire un domani migliore per tutti, nell'amore del tuo nome. Amen. Oh,
Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 15, i versetti da 1 a 8 e 11. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé far frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Leggo dalla seconda lettera ai Corinzi, dal capitolo 5, il versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Queste sono le parole con le quali termina il brano che abbiamo scelto per la riflessione di oggi. Dio è gioioso quando noi dimoriamo in Lui e le sue parole dimorano in noi, proprio come un tralcio ben attaccato alla vite che si nutre della linfa che lo fa vivere. Io sono la vite. E voi siete i tralci, dice Gesù. Queste parole non sono destinate agli appassionati, ai supercredenti, alle persone motivate, ma ai discepoli che hanno difficoltà a pianificare il futuro, che stanno perdendo la speranza, ai discepoli che stanno per vivere la separazione da chi sta andando incontro alla crocifissione, ai discepoli che si troveranno soli con i loro sogni infranti, che non vedranno il futuro del suo lavoro, del loro lavoro. I grappoli d'uva non si trasformeranno in vino di gioia. Sì, queste parole sono rivolte a loro. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto. Di fronte alla separazione, Gesù parla di relazione. Usa l'immagine della vite in cui la linfa scorre dalle radici verso i rami. Alcuni sono attaccati ad altri, dipendono l'uno dall'altro. La vite così famosa nella tradizione ebraica è l'immagine per eccellenza per parlare di una relazione d'amore. Nell'Antico Testamento Israele è la vite di Dio, la pupilla dei suoi occhi. Una pianta che richiede molta cura e Dio, come un buon viticoltore, non si stanca mai di dedicarvi tutta la sua attenzione. Mio padre è il viticoltore, dichiara Gesù, e io sono la vite, e voi siete i rami, siamo collegati l'uno all'altro. Anche se fisicamente non sarò più tra voi, la linfa può continuare a fluire e dare vita. Sì, se stiamo insieme, se state insieme, porteremo frutti. Ma se non rimanessimo insieme, l'interdipendenza tra la vite e i suoi rami serve a sottolineare i legami che ci sono tra i membri di una comunità. Una comunità per forza selettiva, perché chi non crede in Cristo è escluso. È come un ramo secco che non produce, quindi viene tagliato e gettato nel fuoco. Un'immagine questa molto chiara. Al tempo in cui fu scritto il Vangelo di Giovanni, i discepoli di Cristo diventarono sempre più un gruppo separato. La sinagoga e la chiesa nascente condividevano lo stesso viticoltore, ma la vite li separava profondamente.
credevano nello stesso Dio, ma non avevano la stessa fede in Gesù Cristo. La comunità cristiana serrava i ranghi per sopravvivere. E così nell'Evangelo di Giovanni troveremo parole di divisione rivolti agli ebrei e nel corso dei secoli causeranno danni enormi. Senza di me non potete fare nulla. Cosa fare oggi con questa frase di fronte ai credenti di altre religioni, di fronte ai non credenti e a coloro che sono lontani dalla Chiesa? Non è un compito facile, perché una comunità, qualunque essa sia, è sempre in qualche modo esclusiva. E questo riguarda noi che siamo i rami. Può persino produrre delle divisioni al proprio interno. Quali sono i rami buoni e quali quelli che dovrebbero essere tagliati? La Chiesa nel passato ha spesso tagliato, purificato, giudicato, talvolta ha impedito la crescita spirituale dei credenti, privandoli della loro libertà di pensare. Io sono la vera vite. Nell'Evangelo di Giovanni tutto è incentrato su Gesù e apparentemente si fa fatica a vedere dove si situa il credente, dove ci possiamo situare noi. Perché se la vite evoca la relazione, mostra anche un Gesù divino, molto maestoso, al di sopra e molto lontano da noi. Io sono la vera vite, ma anche io sono il pane della vita, la luce del mondo, la porta, il buon pastore, la resurrezione e la vita, la via, la verità e la vita. Dov'è il nostro posto al suo fianco se non vogliamo rimanere soffocati? Io sono. Questo è ciò che dice un bambino quando scopre di essere un essere unico, diverso dagli altri. Dicendo io sono, una relazione diventa possibile. Sarebbe troppo semplice dire che è un'espressione egoista. Al contrario, io sono, dice Gesù, e tu chi sei? E voi chi siete? Per Gesù, come per tutti gli ebrei, Dio era io sono. Ci ricordiamo tutti quel passaggio nel libro dell'Esodo quando Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Io sono, io sarò. Il Dio della Bibbia cerca una relazione, ma non una relazione infantile, immatura. Colui che dice io sono si rivela a noi e cerca un confronto. Cerca delle persone capaci di entrare in una relazione adulta, delle persone che sanno rispondere alla domanda: e tu? E tu? E noi? Gesù non ci propone una relazione passiva, tranquillizzante o che ci rinchiude in una comunità e ci impedisce di pensare liberamente. Certo, l'immagine che utilizza è chiara, perché il viticoltore deve potare e tagliare costantemente. Se un ramo porta frutto quest'anno, in inverno deve essere rimosso, in modo che l'anno successivo un altro ramo possa produrre. La nostra vita è sempre una vita con e nonostante le sue ferite. A volte bisogna operare dei tagli affinché la linfa possa affluire altrove, per fare spazio a una nuova vita, a una nuova creazione. Lui stesso, la vite che verrà abbattuta poco dopo, ci chiede di rimanere in Lui quando Lui non rimarrà. Ma l'io sono rimarrà, o meglio io sarò,
perché Dio continua a chiederci: e tu? E voi? La vite viene abbattuta, eppure la linfa continua a fluire, scorre attraverso le nostre vene, racconta la vita nonostante la morte. Molti gruppi sono nati e cresciuti dopo la crocifissione di Gesù, dopo la separazione e il lutto. Certo, c'è una rottura, ma si intravede anche una grande apertura verso il futuro. Io sono la vite, voi siete i tralci. Io sono, e tu? E voi chi siete? Gesù è una vite tagliata, io sono un ramo secco, insieme però portiamo frutto, frutto che non serve a noi, nutre quelli che passano e che desiderano raccogliere le nostre uve. Se questo è possibile, potrei non essere soltanto e semplicemente un ramo appassito. Potrei essere diversi rami che ogni anno crescono sulla vite. Alcuni dovranno essere tagliati affinché la linfa affluisca negli altri. Altri cresceranno bene ma dovranno essere potati. No, non sono soltanto un ramo secco. Sono dei rami secchi, rami caduti a terra, rami viventi, rami che richiedono cure, rami che danno frutti. E tu? Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio onnipotente, vieni in soccorso alla nostra impotenza. Ci siamo resi conto di fronte a questa pandemia di quanto siamo fragili e disarmati, di quanto la nostra pretesa di poter dominare il mondo e le sue leggi si sia resa inconsistente e vana. Tu però ci hai dato la possibilità di riscoprirti e di invocarti in mezzo a noi con la tua parola e l'azione silenziosa del tuo spirito. Dacci di poter dimorare in te come i tralci nella vite, affinché possiamo portare i frutti del tuo regno. Ti preghiamo ancora oggi per i malati e per i loro familiari che temono per la propria salute, per i medici in prima linea che instancabilmente stanno aiutando a superare l'emergenza, per chi ha delle responsabilità di governo e ogni giorno deve prendere delle decisioni importanti. Ti preghiamo per le persone anziane, che sono in questo momento le più vulnerabili e anche quelle più preoccupate. Ti preghiamo per i bambini e le bambine che devono affrontare questa emergenza senza capire fino in fondo il perché. Perché non possono andare a scuola? Perché non possono vedere i loro nonni o zie? Ti preghiamo per i giovani che devono affrontare la sfida faticosa di una scuola virtuale,
per quanto siano già dei nativi digitali. Ti preghiamo per chi ha perso il lavoro e deve faticare più degli altri. Ti chiediamo anche di darci occhi e orecchie per vedere e sentire le grida di aiuto che giungono da lontano, da quei paesi dove c'è miseria, povertà, guerra, dove i diritti vengono calpestati quotidianamente, dove si è costretti ad emigrare e ad affrontare lunghi viaggi pericolosi. Per tutto e per tutti, o Signore, rendici testimoni del tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Prima di salutarci, vogliamo invocare su di noi la benedizione di Dio. Stenda Dio la sua mano su di noi e ci benedica. Soffi su di noi il suo Santo Spirito e renda i nostri passi sicuri. Innaffi e disseti le nostre esistenze con l'acqua della sua parola e ci dia la pace. Andiamo in pace e rendiamo gloria all'Iddio tre volte santo. Amen.